Questo reperto è uno di quelli che noi abbiamo, ma non sappiamo, anche l'archivio multimediale molto interessante, in cui ci sono reperti video che mi sono arrivati un po' da tutto il mondo, perché sanno che io raccolgo questo materiale e molte persone mi mandano questi video. Questa sera insieme, brevemente, cercheremo di avere una visione a tutto tondo di questo straordinario maestro, che è stato un didatta straordinario, un direttore d'orchestra. Gli articoli che sono usciti il 17 agosto 1996, dopo la morte di Celi Bidache, che è morto naturalmente il 14, il 15 e per agosto i giornali non sono usciti, e quindi anche questo è stato unico e stupefacente, non avevano aggettivi. Molti dei commentatori hanno detto forse non abbiamo a disposizione gli aggettivi necessari per esprimere chi sia stato questo maestro. Un ultimo dato. La sua fama non è stata una fama mediatica, non è passata attraverso il disco. Diceva che il disco taglia la maggioranza dei fenomeni che si danno in una sala da concerto quando si produce il suono. E quindi lui considerava il disco come la fotografia di una bella donna e lui preferiva l'originale. Questo è quello che ci ha sempre detto. Sono stati 10 anni di rapporto intensissimo. Il rapporto con un maestro di questo tipo voleva significare seguire i corsi di direzione d'orchestra, seguire i corsi di fenomenologia musicale, che è una disciplina che ha qualche attinenza con la filosofia, e molti pensano che sia una via intellettualistica al fare musica. Nulla di tutto questo. Sentiremo poi presto dalle sue parole in che cosa ci aiuta la fenomenologia, quali tematiche vada a sondare la fenomenologia. Allora, dicevo, con alcuni amici abbiamo voluto dare vita a questo polo aggregante che troverete su internet al sito www.celibidache.it, quindi è molto facile da ricordare, e se ne avete voglia potete seguire i nostri percorsi per far sì che non si mettano 4 candeline sotto una fotografia per farne dell'agiografia o per santificare un grande nome, ma che quel messaggio si trasferisca. E anche qui ci sentiamo parte come i corridori di una staffetta 4x4, sperando di non essere il quarto, quello che deve andare poi al traguardo, ma di essere il secondo, il terzo, così che questo testimone passi ai giovani. Ma ci sono dei giovani volenterosi che hanno capito le intenzioni che ci sono dietro a questo messaggio. Vi ho voluto far vedere un tratto lungo di questo film per invitarvi a uno slow food, non un fast food. Siamo presi dalla frenesia di avere immediatamente tutto quello che può riguardare l'esperienza. No, questo ci avrebbe portato fuori da quelli che sono gli intenti e i messaggi contenuti nella poetica di questo grande maestro. Vi ho voluto far vedere alcuni momenti. Lui direttore, lui didatta. E adesso avremo solo un altro, purtroppo il tempo è inclemente, non ci consente di fare molto altro, ma questo vuole essere l'avvio, l'incipit, la scintilla che parte nei confronti di un maestro che ha lasciato messaggi straordinari per tutti i musicisti. Primo dato, il tempo. Il tempo. Il messaggio che è venuto fuori è questo: il tempo non è la velocità, e anzi una delle domande era qual è la differenza tra la velocità e il tempo. Il tempo in musica, ci ha insegnato Celi Bidache, è una condizione, quella che vi consente dalla molteplicità dei dati di fare una unificazione, di arrivare a comprendere l'unità che li mette tutti quanti insieme. Qui avete assistito a una modalità corrente del suo insegnamento. Il signore qui ha commentato giustamente dicendo ma erano tutti terrorizzati da questo maestro. Terrorizzati. Non è tanto questa la parola. Io credo che il messaggio fosse fare la musica non è una cosa qualunque, non è una cosa che si può buttare via con superficialità e con leggerezza. Mettere i suoni uno dietro l'altro. Se il suono non è musica può diventare musica, ma chi glielo fa diventare musica? Lo fa diventare musica l'umano, tu. Sentiremo alla fine del film, adesso faremo alcuni salti a passaggi successivi, in cui lui svelerà questo e dirà,
posto nei termini che è la musica che ha un'incidenza su noi, questo è il cardinale, perché noi siamo la musica, siamo noi che facciamo sì che quei suoni, messi uno dietro l'altro, acquisiscano senso. Allora, dicevo, un dato fondamentale è per esempio quello che riguarda il tempo. Ogni musicista si trova a dover decidere qual è il tempo di esecuzione del brano che farà. C'è l'idea che aveva una mania da questo punto di vista, nel senso che veramente martirizzava gli allievi, andava uno a dirigere come avete visto, e poi, prima che si potesse andare avanti, appena si erano fatte le prime battute, diceva, bene, chi pensa che questo tempo sia troppo rapido? Chi pensa che questo tempo sia troppo lento? Vieni, prova, facci sentire qual è la tua pressione. Quindi un laboratorio costante di elaborazione di che cosa? Acquisizione di coscienza. Voleva dire, chi frequenta questa scuola deve sapere che prima di tutto nei confronti della musica e quindi poi dell'umanità abbiamo una grande responsabilità. Non dovremo più fare suoni uno dietro l'altro, ma da quei suoni significanti passare al significato che ci sta dietro. Per fare questo ci vuole grande rigore. Non si può pensare di andare davanti a un'orchestra e non sapere quello che si deve fare, non essere il capo della gita, e cioè sapere esattamente un brano da dove parte, come si articola e come arriverà a un punto di massima espansione e come andrà a finire. E per fare questo devi avere coscienza di come si articola un brano di musica e soprattutto dovrai saper scegliere il tempo giusto di esecuzione. Questa è la parola magnifica che i musicisti si sono inventati nel corso dei secoli. Non si parla più di allegro, adagio, presto, presto con fuoco, lento ma non troppo, tempo giusto. Allora la domanda interessante è giusto per che cosa? Celibidà che ha dedicato una esistenza a cercare di dare una dimostrazione, una testimonianza di per che cosa dovesse essere giusto il tempo. Perché è arrivato a dire la musica è la via più rapida concessa oggi all'uomo per arrivare al trascendente. Qualcuno lo chiama Dio, lui lo chiamava la vibrazione fondamentale. Si può perdere una lezione di questo tipo? Secondo me no, è un patrimonio dell'umanità. In qualche modo, spinto da molti amici che sanno di questa mia frequentazione, mi sono deciso a dare quindi vita a questa aggregazione, che potremmo chiamare anche associazione, ma diciamo un'aggregazione di non solo di aficionato, se questo che mi interessa sottolineare, ma un luogo nel quale di queste cose sia possibile parlare, trarne stimoli, diffondere stimoli, anche attraverso una serie di reperti che io raccolgo ormai da molto tempo, perché furbescamente sembrava come la divisione dei denari fatti dal capobardo dei Mandrini, che diceva uno a me, uno a te, uno a me, uno a te, uno a me, uno a te. Alla fine ognuno ne aveva uno, poi ne aveva cinque. Allora io che cosa ho fatto nel corso del tempo? Ho scritto a qualche francese mandandogli i reperti video italiani che io avevo, e così lui aveva quelli italiani e quelli francesi, ma io avevo quelli italiani e quelli francesi. Poi scrivevo un tedesco e lui mi mandava quelli tedeschi, lui aveva italiano e tedesco, me avevo italiano e tedesco e il francese di prima, e così di seguito. Per cui alla fine è venuto fuori da alcune email che ho ricevuto nel corso del tempo, che sono depositarie probabilmente della videoteca più fornita del mondo su Sergio Celibidà. Con, come spesso accade a personaggi di questo tipo e anche alle persone che come me in qualche modo ne hanno ricevuto degli stimoli, aggregazione anche di mitomani, di persone un po' strane. Una sera mi è arrivata una email dalla Danimarca di un signore che mi diceva: so che questo accadeva il lunedì, giovedì sera ci sarà su Radio 3 la trasmissione del concerto 271 fatto da Celibidà insieme al pianista Weissner. Siccome questa cosa non si trova, se lei fosse così gentile